Oggi crescere è diventato un mestiere sempre più difficile, come quello di fare genitori. Eh sì, proprio per questo bisogna capire in che direzione deve cambiare, modificarsi un po' anche leggermente il ruolo di padre e il ruolo di madre, visto che il futuro in questo momento, cioè il viaggio verso la crescita e l'autonomia, è forse un po' più complicato che in passato, nonostante le grandi risorse che vengono messe a disposizione dei ragazzi. E per i ragazzi più in difficoltà, soluzioni come l'appartamento per i neomaggiorenni possono essere preziose, vanno incoraggiate? Sì, all'estero è molto diffusa questa cosa, che a un certo punto lo Stato fa, come dire, un prestito, no? E organizza il co-working, il co-housing, cioè l'abitare assieme, il lavorare assieme, molto precocemente, in modo che l'autonomia, vista come capacità di gestirsi da soli, senza la presenza della mamma e del papà, naturalmente con l'aiuto economico della famiglia o dello Stato, si viaggia verso l'autonomia, sostenuti dal gruppo dei coetanei, in una emulazione, sostegno reciproco, che è una cosa che oggi i ragazzi sanno fare molto bene.